padrone di casa e di dire soltanto che questo incontro dovrebbe essere già il quarto di una serie di incontri che si pongono sul piano di una emergenza, ed è il desiderio di voler conoscere, di voler capire, dato che tutti gli eventi rispetto ai quali noi ci troviamo, tutti gli eventi tendono a narcotizzarci, a farci sempre più piccoli, a dire non si può fare nulla, mentre la reazione è quella di conoscere di più, e conoscendo di più, a partire dal giudizio, è possibile che diventiamo più costruttivi e operativi. È da questo che è nato il bisogno di tanti incontri di approfondimento dei fenomeni che ci interpellano. Do la parola ad Anna. Allora, buonasera a tutti, io ho messo solo per l'occasione, è una occasione per noi molto speciale. Come diceva bene Don Angelo, questo incontro di questa sera, che vede la presentazione di un libro molto importante, che di una riflessione che scaturirà, insomma, spero una conversazione che scaturirà dalla presentazione di questo libro, La corruzione a Tori e Tran, da Mimesis, è uscito, pubblicato qualche mese fa, si inserisce all'interno di una serie di incontri nato semplicemente dal confronto, dal dialogo di alcuni, no? di noi un po' più giovani, in particolare me, io mi presento, sono Anna Biscopo, ho fatto parte del gruppo dei giovani della Reazione Cattolica e poi sono avvicinata, faccio questo per lavoro, nella mia vita, sono una giornalista pubblicista e quindi dall'idea appunto di proporre quello che noi facciamo nella nostra vita agli altri, ai nostri coetanei, ai nostri colleghi, ma anche all'intera comunità. Da lì appunto sono stato vicino a una serie di incontri, il primo che si fa con Leo Partisano, abbiamo parlato di un libro che si chiama Mafia Caporale, poi ci siamo interessati di un altro fenomeno, che è quello delle fake news, della comunicazione, del cyberbullismo, eccetera, con un altro personaggio di spicco, diciamo, del panorama giornalistico contemporaneo, che è Matteo Grandi, fino poi ad interessarci anche a una questione che ci riguarda da vicino, come il nodo ferroviario, e oggi siamo approdati appunto alla presentazione di questo testo. E abbiamo quindi l'onore, fare un grande applauso, di avere con noi Francesco Giannella, procuratore antimafia, procuratore aggiunto a Bari, e Don Rocco D'Ambrosio, professore di filosofia. Dato la loro piena disponibilità con entusiasmo a partecipare, ad incontrare non solo appunto noi i più giovani, insomma un po' più adulti tra virgolette, ma l'intera comunità con entusiasmo e con interesse. E insieme con loro un altro ospite d'eccezione che alcuni di noi conoscono perché fa parte appunto della nostra comunità, è un perno ormai diciamo solido della nostra comunità parrocchiale, ed è Isabel Utiliso, professore di filosofia, che non lo sapete. Questa sera è un ospite. Io dico questo perché diciamo noi ci muoviamo, noi un po' più giovani, ci muoviamo come se fossimo un po' a casa nostra, e noi ci sentiamo a casa nostra, questo lo dico ogni volta agli ospiti che noi abbiamo. Grazie chiaramente al supporto di Don Angelo Bagonino. E un'altra cosa volevo dire prima ancora di entrare nel vivo, di solito i ringraziamenti si fanno alla fine, io li voglio fare all'inizio, perché il fatto di presentarci, no, di fare tipo gli onori di casa, ha messo chiaramente in moto una serie di persone, di educatori, alcuni dei più giovani, che semplicemente danno una mano nel vedere se il proiettore funziona, nel sistemare il tavolo, nel sistemare le sedie, nel fare in modo che tutto sia accogliente. Io questo lo vedo come un gesto di cura, che all'interno di una comunità parrocchiale non è a caso che utilizziamo questo spazio del nostro municipio, quindi vorrei che questa cosa fosse ben chiara sin da subito. Bene, però vado giustamente al cuore di questa serata. Il testo che noi presenteremo, che vi invito anche ad acquistare ad un prezzo scontato di tra l'altro 9 euro, i cui proventi andranno all'associazione Cerca sul Fine, di cui ci dirà tra poco Elio, potete acquistare lì da Claudio all'interno, cioè entrando nella sala. Perché la corruzione? Perché parlare di questo fenomeno? Perché ci riguarda da vicino? Ma molto spesso quando pensiamo alla corruzione, correggetemi se sbaglio, si pensa a qualcosa che riguarda i politici, qualcosa che non riguarda noi, che magari la semplice raccomandazione del politico, del paese, eccetera,
a noi non ci tocca, perché tanto succede così, tanto si sa che le cose vanno così. Ecco, questo atteggiamento mette in moto un sistema che è corrotto alla base, quindi se noi cominciamo ad entrare in un'ottica diversa, incominceremo a leggere i fenomeni in maniera differente. Per cui il testo, che io mi permetto di definire un pamphlet, diciamo, filosofico, politico, cristiano, affronta in 10 apparentemente brevi capitoli, ma molto molto intensi, la tematica della corruzione, partendo dall'incontro della corruzione con i sistemi criminali, quindi con le mafie, e non a caso uso mafia al plurale, fino poi ad arrivare alla corruzione anche della Chiesa Cattolica, perché come sappiamo Papa Francesco non si risparmia con le parole. Tra l'altro di ieri anche la notizia, è stato approvato un documento appunto da Papa Francesco sulla finanza, quindi sui problemi etici, insomma, nella finanza. Quindi, come vediamo, è sempre un problema che sta tra la morale e l'etica, senza voler essere moralizzatori, lungi da noi questo obiettivo. Per cui passo adesso subito la parola a Elio, e poi abbiamo subito per entrare ancora meglio nel vivo della questione, una bella lettura che un ragazzo, insomma un giovane adulto della nostra comunità ci offriranno. Prego. Grazie. Anch'io, insomma, ringrazio Don Rocco e il dottor Giannella, che con mano esperta e competente, con grande umanità anche per via del lavoro e dell'esperienza che hanno affrontato questo tema, che naturalmente è un tema complesso, più volte si dice anche nel libro, è un tema sfaccettato, con molte sfaccettature, quindi diciamo che esige diverse competenze. Riguarda l'etica, riguarda l'antropologia, riguarda gli aspetti giuridici, riguarda gli aspetti giudiziari, riguarda tutto. Naturalmente è un tema attuale, cioè basti pensare al numero anche di pubblicazioni che, diciamo, sul tema vengono sfornate. È un tema attuale, e mi chiedo e ci chiediamo, è una questione urgente, cioè è una questione che ci spinge, è una questione che urge in ciascuno di noi, perché non è soltanto un tema da trattare o da pubblicare, diciamo, per pretesti puramente editoriali, ma è qualcosa che ci tocca e che gli autori hanno mostrato benissimo, tocca da vicino le persone, la vita delle persone. Quindi non è soltanto per la cronaca che è stato pubblicato questo libro, ma è stato pubblicato perché il tema suscita indignazione, no? Infatti a un certo punto, e comincio da qui, usando le parole del Papa, gli autori dicono che, in maniera plastica, diciamo, la corruzione, il fenomeno della corruzione spuzza, e poi aggiungono, usando sempre le parole del Papa, per quale ragione noi dobbiamo reagire di fronte alla corruzione. Perché tante volte uno comprende il valore quando sperimenta il disvalore, comprende la giustizia quando sperimenta l'ingiustizia. E infatti il Papa ci aiuta anche in questo, perché dice: paga il povero, toglie al popolo, toglie speranza al futuro. Queste sono le espressioni che voi, se leggete il libro, vi dico anche la pagina 75, vengono riportate proprio per, come dire, esprimere l'urgenza di questa, diciamo, trattazione. Poi ancora, perché è urgente, perché è un tema attuale? Perché anche le leggi vengono continuamente novellate, aggiornate. Legge 190 del 2012, che viene menzionata, ha modificato anche alcuni aspetti, alcune fattispecie del codice penale, e vengono quindi enunciati anche questi aspetti. Naturalmente questo tipo di discorso comporta una trattazione complessa di una materia che però, qui già preannuncio un quesito che, insomma, poi voglio porre a Francesco Giannella, e cioè leggevo un articolo qualche tempo fa, qualche giorno fa, un'intervista a Piercamillo Davigo,
che insisteva sulla riduzione, sulla necessità di ridurre le fattispecie, magari di unificarle e addirittura parlare in modo prevalente della collusione come elemento che, diciamo, discrimina quel fenomeno da tutti gli altri. Però di questo magari ne riparliamo dopo. Come affrontarla? E questo è l'altro quesito. Come affrontarla? È urgente, l'abbiamo capito, è attuale, l'abbiamo capito. Ma come affrontarla? Una chiave di lettura che gli autori offrono è quella di un lessico, un doppio lessico. Infatti voi, leggendo il libro, ritroverete da una parte il lessico della corruzione, decomposizione, disfacimento, putrefazione, ambiguità, crepuscolo, mafiosità, familismo amorale, strutture di peccato, un termine introdotto nella Sollicitudo Rei Socialis da Papa Giovanni Paolo II. Dall'altra parte quello della moralità o dell'onestà, la denuncia, la correzione, la dissidenza, l'obiezione di coscienza, la resistenza, ragione, diritto, morale, fino a cuore, coscienza, educazione, comunità e infine opere di giustizia e di bene. Quindi è possibile leggere il fenomeno attraverso questo doppio lessico che è ben presente agli autori ed è ben presente attraverso l'intero libro. Però devo dire la verità, io sono stato alla ricerca, diciamo, di un punto di aggancio per poter intendere questo pamphlet, come ha detto Anna. E il punto di aggancio me l'ha fornito proprio Anna Biscopo nel momento in cui ha diffuso la notizia di questo incontro con una brevissima introduzione che vi voglio leggere perché mi ha colpito e, diciamo, su questo io ho cercato all'interno del libro gli elementi fondamentali che, diciamo, interessano me, interessano il mio cuore, interessano la mia esperienza. Le parole sono queste: il bisogno, che è in fondo mancanza di libertà, spinge l'uomo ad assoggettarsi al potere attraverso il fine, il filo sottile della corruzione. Quindi emerge da questo, da una parte, il bisogno, che può essere anche frainteso, bisogno puramente materiale, bisogno come domanda di felicità, bisogno come desiderio di pienezza, di compimento della propria vita, e dall'altra la libertà. Quindi il bisogno che fa? Non libera, ma ci fa soggettare a un potere. Ci fa soggettare a un potere che, invece di liberarci, ci conduce a una dipendenza. A una dipendenza che è, diciamo, ben radicata. Detto in altri termini, tutta la questione della corruzione, secondo me, si gioca prima e più originariamente che sul piano legale e giudiziario, sul piano della libertà. Cioè, quale libertà siamo disposti a perseguire? La falsa libertà, cioè quella di chi, per soddisfare il bisogno materiale, si consegna nelle mani e quindi nella dipendenza di un potere umano dal quale poi, al quale poi è impossibile sottrarsi. Oppure la vera libertà, cioè quella che genera, parole che spesso ricorrono nel libro, l'incremento di sé, i legami positivi, la tensione morale, esprime tensione morale verso qualcosa di maggior valore, anzi si radica, a un certo punto si dice con molta chiarezza, sulla unica dipendenza che libera davvero, il potere di Dio, dicono l'autore, Dio è l'autore della coscienza. Quindi questa situazione, questo è il dilemma che è ben presente agli autori e che trasmettono a ciascuno di noi, un modo per leggere il libro, il fenomeno della corruzione, in maniera non estrinseca, non superficiale, ma per andare a fondo anche con le questioni della propria vita. E questo lo esprimono benissimo proprio nella prima pagina, pagina 9, nell'apologo tratto da Italo Calvino, appunto dall'apologo, intitolato Sull'onestà nel paese dei corrotti. È folgorante questo tipo di discorso, perché dice questa citazione: chi poteva dar soldi in cambio di favori, in genere già aveva fatto questi soldi mediante favori ottenuti in precedenza.
e poi aggiunge, ne veniva fuori un sistema circolare. Ecco, qui abbiamo trovato la diagnosi perfetta di che cos'è la corruzione, come rinuncia alla vera libertà, o meglio, consegna nelle mani di una libertà falsa. I tedeschi, che hanno la capacità anche di essere sintetici ed efficaci, usano un termine che è Teufelskreis, cioè circolo diabolico, demoniaco. Noi traduciamo circolo vizioso, ma probabilmente circolo vizioso non rende così bene. È circolo demoniaco. Tra l'altro gli autori citano un autore, Gerhard Ritter, che nel 1940, in piena guerra, ha scritto un'opera significativa sul potere, sulla corruzione del potere, intitolato Die Dämonie der Macht, cioè il volto demoniaco del potere. Quindi corruzione è questo, è questa circolarità dalla quale non si esce più. Uno pensa di essersi consegnato nelle mani di qualcuno che libera, e in realtà si è consegnato nelle mani di chi lo sottomette. E di qui è chiaro che nascono tutte le i nomi e le fattispecie che sono presentate dagli autori. La corruzione, articolo 319 del codice penale, poi corruzione in senso improprio, corruzione ambientale, ex legge 190-2012, abuso d'ufficio, peculato, turbativa d'asta, corruzione tra privati addirittura. Ma l'origine di tutto, e quindi anche di tutta la casistica, è proprio il discorso di cui si è detto prima, perché altrimenti non ne verremo a capo. Quante leggi vengono fatte, quante azioni giudiziarie vengono fatte, eppure quanta tangentopoli abbiamo alle spalle, eppure ancora oggi si continua. Quindi bisogna capire la radice del problema. Insomma, la corruzione scaccia la vera libertà e si fonda sulla avidità, sulla bramosia, sull'egoismo. In ultima istanza, demoralizza, questo è proprio il termine da usare, cioè demoralizza, cioè sottrae alla moralità, nel senso più pieno, vale a dire fa smarrire, questo è il termine usato dagli autori, la tensione morale. Su cosa si fonda il nostro articolo 54, molti sono dipendenti pubblici, funzionari pubblici? Proprio su questa tensione morale, altrimenti non si intenderebbe, cioè dovere di adempiere le funzioni pubbliche con disciplina e onore. Da dove viene la forza e quindi il dovere per compiere queste funzioni pubbliche, se non da questa tensione morale? Perché altrimenti noi non capiremmo come mai invece all'interno della pubblica amministrazione e anche all'esterno ci sono ancora questi fenomeni così estesi. E quindi questo genera una struttura di peccato che nasce dalla ricerca del peccato del singolo, cioè la persona, che però persegue nuovamente il peccato, la corruzione, e poi contagia, e alla fine l'istituzione, che è buona, almeno in partenza è buona o è neutrale, diventa un'istituzione cattiva, una struttura di peccato. Anche perché, lo ricordano gli autori, le istituzioni le fanno le persone, non è che possiamo dire contro l'istituzione, è la persona che la rende buona o la rende meno buona. E qui aggiungono gli autori che spesso c'è una, come dire, vicinanza tra questa situazione e quello che loro chiamano il familismo amorale. E addirittura si cita uno studioso che negli anni 50, Bansfield, ha parlato di questo familismo morale in Lucania, Basilicata, eccetera, no? Quindi per dire che spesso nei paesi cattolici c'è questa tentazione di cadere nel familismo morale. La mia domanda è al contrario, ma il valore comunitario, comunitarista, che è un valore tipico del mondo cattolico, per esempio studiando la cosiddetta economia civile, studiando libri di Zamanni, di Luigino Bruni, di Becchetti e di altri, anche il professor Trovisi e altri, che è presente, e anche del padre naturalmente, e emergeva proprio questo tipo di discorso, cioè che la nostra economia di mercato, quella diciamo impiantata nel mondo cattolico,
non è così, come dire, egoistica e utilitaristica come quella impiantata nel mondo protestante. Cioè, non vale la lettura di Weber, a cui talvolta si fa riferimento, secondo la quale il capitalismo si è sviluppato nel mondo protestante perché veniva esercitato una ascesi intramondana, cioè il lavoro, il successo nel mondo del lavoro, il dovere. Ma secondo questi autori, che ho citato, Zamanni, Bruni, Becchetti, ma anche Fanfani, nel mondo cattolico c'era una visione capitalistica improntata al comunitarismo. Quello è un valore del mondo cattolico. Allora la domanda è: possibile che dal comunitarismo e quindi dal valore cattolico emerga solo la parte corruttiva, familismo amorale, oppure anche lì può nascere, diciamo, il valore positivo della comunità che crea opere di giustizia e di bene? Questa è una domanda che nel primo caso la rivolgevo, quella precedente, al dottor Giannella, questa la rivolgo decisamente a don Rocco, che è molto esperto. Finisco, come rigenerarsi, cioè come rigenerare a questo punto la comunità? Gli autori propongono il richiamo alla energia morale. Se leggete le pagine da 81-85 c'è tutta questa riflessione. E cioè, dicono anche molto chiaramente, un connubio tra ragione, razionalità, diritto, competenza giuridica e moralità, questo dicono. Ma anche qui sono andato a cercare che cosa volessero intendere davvero e ho ritrovato che, a mio parere, è il cuore che loro ricercavano o volevano evidenziare. Quello che, per esempio, citano a un certo punto attraverso le parole di Papa Francesco: laddove il tuo tesoro, sarà anche il tuo cuore. Matteo 6,21. Quindi, cuore, coscienza, è lì il luogo originario da cui può ripartire il tutto, vissuti non in modo autoreferenziale, altrimenti l'energia morale mancherebbe, crollerebbe, ma cuore, coscienza ben formata, che sa riconoscere l'unica dipendenza che davvero vale. E questo lo dicono a pagina 67, dove dicono appunto la dipendenza dall'autore della coscienza, cioè da Dio. È vero che è un inciso, come ci sono tanti altri incisi in un discorso ampio, ricco di riferimenti, approfondito, con, come dire, narrazioni anche esperienziali, ma quell'inciso secondo me è davvero il cuore di tutto il discorso, così come il cuore della diagnosi era quella pagina iniziale di Calvino e del Teufelskreis di cui abbiamo detto. Per rompere il circolo demoniaco, il punto di partenza, la leva, è la coscienza, ma non la coscienza mia, autonoma e indipendente, ma proprio la coscienza, come si dice a pagina 67, fondata su Dio, che riconosce in Dio il suo autore, perché quella è l'unica coscienza che può essere povera, mendicante e nello stesso tempo dipendente da qualcuno, perché in tutti gli altri casi è una coscienza che vuole essere libera, ma è costretta a sottomettersi a qualcun altro, e magari a qualcun altro che ha un potere puramente umano. Di qui parte quello che gli autori poi scrivono negli ultimi due capitoli. Dissidenza, ecco cosa fare. Dissidenza, denuncia, correzione, non violenza attiva, cioè proprio potere, nessuna violenza. Questo è un principio di psicologia della non violenza introdotto da Patford negli anni 80, cioè io posso esprimere assertivamente quello che voglio, quello che sento, ma senza compiere violenza, senza assoggettare l'altro e senza farmi assoggettare, naturalmente. E poi resistenza ai corruttori, c'è proprio un capitolo intitolato Resistere ai corruttori, quello che gli autori chiamano il metodo atanasiano, è il metodo per il quale, anche se non si può pensare di cambiare tutto, si fa resistenza, si mantiene la posizione, anche se, diciamo, in un certo senso non si può cambiare immediatamente, si mantiene la posizione.
è un engagement alla maniera di Mounier, è una sorta di impegno morale. No, no, questo io aspetto che lo dica, no, no, ditelo voi. No, no. E quindi di qui nascono le opere di giustizia e di bene di cui dicevo. No, io mi sono permesso di fare questa introduzione, perdonate, perché io vedo e immagino i due autori parlare continuamente del tema, discutere, non fermarsi alla superficie, alle competenze che hanno di filosofia politica, di sociologia, di diritto, di esperienze giudiziarie, eccetera, ma andare al cuore, cioè dire, ma alla fine che cos'è che ci ha mosso, che cos'è che ci fa cambiare? Ecco perché, secondo me, il cuore di tutto è esattamente quello che umilmente ho cercato di dire. Grazie. Benissimo questo applauso, Aderio, non avevo dubbio, per questo Don Angelo che dice perché vuoi Aerio? L'avete visto perché volevo Aerio? E grazie per questa analisi profonda, che non si ferma appunto ad un'analisi puramente lessicale che pure c'è in questo testo. Quindi davvero grazie. Ed è bello, insomma, anche scoprirsi senza neanche averlo fatto apposta, scoprirsi sulla stessa lunghezza d'onda. Tu magari sei partito da quella cosa del bisogno, no? Che spesso ci assoggetta. Quindi io mi ritrovo con quello che tu dici nella libertà. Quindi il messaggio fondamentalmente che volevamo sottolineare questa sera con la presentazione di questo libro e con la presenza di queste due importanti personalità è appunto quello, un messaggio fondamentalmente di libertà. È questo il cuore di tutto. E quindi invito a questo punto i due autori a magari dare degli accenni. Vedevo tra l'altro poi durante l'intervento di Aerio ancora confrontarsi, prendere appunti, ritrovare nelle loro slide qualcosa che era stato detto, quindi come vedete è un work in progress continuo, cioè che non è facile però rispondere ad Aerio. Infatti io mi metto nella moderazione che dico così, io non devo rispondere. Quindi invito gli autori a dare brevemente risposta a questa prima provocazione appunto di Aerio e poi daremo la parola per questa vivace lettura del dialogo presente proprio nel libro che ricordo è disponibile all'ingresso della vendita. Poi rispondiamo. Vabbè, ci dobbiamo pensare. Quindi invito Manuel e Michele, praticamente subito dopo daremo ampio spazio al dibattito, quindi anche alle domande da parte del pubblico e dei ragazzi, assolutamente sì. Quindi, allora, diamo parola a lei. Allora, praticamente, sì, per chi ha già acquistato il libro, siamo a pagina 38-39, leggeremo questo breve dialogo, ovvero ve lo introduco, si trova all'interno del terzo capitolo, che si chiama La corruzione va in scena. Quindi viene preso come riferimento un comune italiano, viene fatta l'analisi di un comune italiano, quindi si parte da un dato che è presente nella realtà e poi, diciamo, chiaramente non vengono fatti i nomi palesemente dei personaggi. Questo comune italiano che si chiama, guarda caso, Corruzia, okay? Che viene inteso come paradigma, insomma, emblematico di quello che può avvenire in qualunque dei comuni italiani, in qualunque paese di provincia, per esempio come Varese, perché no? Ed è un dialogo molto serrato e carino che ho pensato di far leggere da Manuel e Michele. Perché personificheranno tra breve un assessore e il presidente Neri, il presidente di una cooperativa che è in corsa per una gara d'appalto. In pratica chi offre di più otterrà, ecco, l'appalto e quindi il valore, il costo, diciamo, della corruzione stessa si alzerà. Vediamo che cosa si dice. Caro Presidente, illustre assessore, allora manca poco, potremmo assumere un bel po' di gente, ma mi dica, come mai mi ha convocato? Sa, al telefono certe cose non si possono dire. Quali cose? Ci sono altre due ditte. Ah. E hanno molto interesse a vincere. Anche lui lo sa bene. Solo per sua conoscenza la informo che sono disponibili. Disponibili. Lei lo sa che terrò conto dei vostri, diciamo,
suggerimenti per le assunzioni? Beh, guardi, noi abbiamo degli impegni politici e non possiamo tradire le legittime aspettative dei nostri elettori, insomma. Certo che no. Sono suggerimenti, come posso dire, su cui contiamo molto. Se hanno esperienza e se conoscono il lavoro non c'è nessun problema. Ma tutti possono imparare, no? Assessore, non è un lavoro semplice, ci vuole gente qualificata. Garantiamo noi, cosa vuole di più? Spero di poterla accontentare. Qui non si tratta di dare speranze, noi dobbiamo avere delle certezze, perché la gente conta su di noi, abbiamo un dovere morale di aiutarla. Indubbiamente. Peraltro, come le dicevo, ci sono altre due ditte disponibili. Possono assumere e foraggiare. Non mi è mai capitata una cosa del genere. Questo è il sistema, funziona così. Ma quando? Non so, sa che le suggerisco, lo dico nel suo interesse, eh? Cosa? Faccia lei un'offerta e le faremo sapere. Grazie Manuel, mi chiede per aver prestato la loro voce e non so se hai capito appunto alla fine, c'è un'offerta, mi chiede questo presidente Neri della cooperativa, un po' afflitto, insomma sconfortato, dice vabbè, ma quanto devo offrire? E poi c'è il politico di turno, l'assessore di turno dice guardi, sai cosa le dico, le do questo consiglio, facciale un'offerta e le faremo sapere. Si conclude così questo dialogo che abbiamo pensato così di leggervi proprio per rendere l'idea e invogliarvi ecco, a questa lettura, alla lettura della corruzione, attori e trame, ecco, gli attori e le trame di qualcosa che purtroppo accade che nelle nostre realtà anche. A questo punto invito ecco, gli autori a un primo giro ecco, intervento per poi aprire subito dopo al dibattito, quindi se ci sono diciamo delle domande da parte dei ragazzi e da parte di chiunque voglia o anche di semplici riflessioni, poi è bene il momento di farlo. Buonasera a tutti, grazie per la vostra presenza qui, mi sento anche naturalmente molto a casa mia e quindi c'è anche stranamente un tantino di emozione che di solito invece non mi coglie. Voglio dire innanzitutto che io voglio innanzitutto ringraziare tutti, ma voglio spendere soprattutto una parola fortissima per Erio che ha detto delle cose straordinarie, interessantissime. Non mi sorprende, però è entrato davvero nel vivo della tematica che noi abbiamo voluto affrontare. Innanzitutto ha capito, al di là dei commenti e delle analisi profonde che ha fatto, ha colto una cosa molto, molto semplice, molto diretta e molto importante. E cioè noi, non qui io, ci siamo proprio domandati, ma al di là dell'analisi dei singoli fatti che accadono quotidianamente, al di là delle cose che ci succedono nell'esperienza quotidiana di sacerdote e di magistrato, che tendono a, parlo per me però, i magistrati tendono normalmente a valutare i fatti uno alla volta, a valutare dei singoli casi. Abbiamo cercato, io ho cercato per parte mia di andare un po' al di là del caso concreto, del caso singolo, cercare di andare un po' alla ricerca di quelle che sono le dinamiche profonde di un fenomeno che noi chiamiamo corruzione, però lo utilizziamo molto nel libro come termine generico, cioè che abbraccia tutti i casi, come dire, di corruzione, concussione, peculato, abuso, eccetera, malversazione, li inseriamo lì in una categoria più ampia che è il fenomeno della corruzione. Vi faccio un esempio. Io forse, come sapete, mi sono occupato dei primi mesi dell'indagine sul famoso incidente ferroviario
tranne il coratto, quello del luglio 2016. Non vi parlerò dell'indagine, non è questo naturalmente il momento, né lo potrei fare. Vi posso soltanto dire questo, perché attiene alla tematica di oggi. All'inizio dell'indagine io e altri 5 magistrati abbiamo impiegato oltre un mese soltanto a capire quali fossero le norme, le regole che sovraintendevano alla circolazione ferroviaria di un'azienda privata in regime di concessione. Abbiamo consumato un mese di lavoro, pagati dallo Stato, mica gratis, solamente per districarci nei meandri della normativa. Perché vi dico questo? Perché vi dico che nell'esperienza giudiziaria, nella mia esperienza in particolare, la corruzione attecchisce e allinea soprattutto nella confusione normativa, nella confusione organizzativa, nella confusione burocratica. Perché quello che noi abbiamo verificato in quella indagine con tante altre è che nella marasma delle norme che il legislatore impone a noi di conoscere, si creano le condizioni per i favoritismi, gli abusi, le eccezioni, le particolarità. E questo io lo dico subito perché è uno degli impegni che i giuristi dovrebbero assumere sul piano pratico per combattere questo fenomeno, che si combatte naturalmente sul piano etico, sul piano educativo, sul piano morale naturalmente, ma si deve combattere anche sul piano pratico. E siccome io sono un pratico, devo dirvi le cose che il mio mestiere mi induce a dire. E cioè mi induce a dire che un'eccessiva produzione di norme, e qui in parte rispondo alla tua domanda, Elia, un'eccessiva produzione di norme non è la risposta che lo Stato deve dare per la lotta alla corruzione. Noi siamo un paese che ha un numero spropositato di leggi e l'idea, adesso non l'ho compresa nel suo dettaglio, l'idea di Davigo di accorpare le norme penali in poche norme che colpiscano il fenomeno della corruzione in senso lato è un'idea che in qualche modo si inquadra in questa mia opinione. E cioè che bisogna semplificare anche le norme penali. Non è vero che per combattere un fenomeno criminoso occorre ogni volta scrivere delle nuove norme. Non è vero, le norme ci sono. E il famoso caso dei divieti di sosta alle Nazioni Unite, che voi trovate citato nel libro, magari dovrò come aiuta a indicarvi anche la pagina, è una prova scientifica del fatto che il rispetto delle norme non dipende tanto dalla severità o dalla quantità di norme, ma dipende dalla struttura etica della società a cui appartiene il singolo. Che cosa è successo? Cioè cos'è questo esperimento delle Nazioni Unite? Dovete sapere che nei pressi del Palazzo delle Nazioni Unite esistono dei divieti di sosta o dei altri divieti ai quali sono dai quali sono esentati i funzionari e i diplomatici che lavorano alle Nazioni Unite, cioè possono anche parcheggiare il divieto di sosta, va bene? Che cosa è stato accertato? Che le persone che abusano di questo privilegio e che quindi parcheggiano continuamente il divieto di sosta e non pagano la multa sono i funzionari che provengono dai paesi con più alto tasso di corruzione. Ed invece i funzionari che appartengono a paesi dove vige un regime di trasparenza e dove l'etica pubblica è più diffusa, rispettano, anche se non ne pagherebbero le conseguenze, rispettano ugualmente quei diritti. Questo fatto dimostra chiaramente che il problema è un altro, che il problema sta nell'etica pubblica, il problema non sta nelle norme ma sta nell'etica. Non voglio dilungarmi perché poi ci deve essere giustamente tanto spazio per le domande.
vedete, noi non siamo proprio capaci di liberarci di questo vizio di legiferare in continuazione. Pensate all'incredibile caso del decreto del Presidente della Repubblica numero 59 del 2013, se mi aiuti a trovare, l'ho trovato per caso, perché non è una materia che mi occupa molto, ma è una materia che interessa molto ingegneri, geometri, architetti, costruttori, eccetera. È un regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica, una legge dello Stato, per la semplificazione delle autorizzazioni in materia ambientale. Sapete quanto è lungo questo decreto per la semplificazione? 380 pagine. Cioè la Gazzetta Ufficiale, che è ho pubblicato questo DPR, che pubblica solo questo DPR, è un malloppo di 380 pagine ed è per la semplificazione. Ma di che cosa stiamo parlando? Io ho parlato con dei tecnici, degli ingegneri che sono disperati. Ma questo che cos'è? Casuale o è voluto? Vi siete risposti da soli. Non so se mi devo fermare qui, aggiungo forse un'altra cosa. Come si fa ad uscire da questo circolo demoniaco? Perché il circolo vizioso è soltanto un fatto logico, non è. Naturalmente la mia è una risposta da pratico, e quindi dedicate molta più attenzione a quello che dirà Don Ron, che è molto più interessante. La mia risposta è che c'è l'azione dello Stato, naturalmente l'azione dello Stato quella buona, e c'è l'azione del cittadino. L'azione dello Stato, l'azione dello Stato c'è stata negli ultimi anni. C'è la legge che ha introdotto l'Autorità Nazionale Anticorruzione, c'è la legge anticorruzione del 2012, c'è il nuovo codice antimafia che contiene anche delle norme che consentiranno la confisca dei beni anche in materia di corruzione. Ci sono tutta una serie di iniziative normative, attenzione, quelle buone, non quelle che complicano le cose, il cui risultato già in qualche modo c'è stato. Perché se mi aiuti a cercare quella... Ah, c'è naturalmente la legge Severino, la tutela dei whistleblower. C'è quel grafico verso la fine, che ecco qua. Dovete sapere che esiste un sito, un'organizzazione indipendente che si chiama Transparency. Se voi andate sul sito di Transparency troverete la classifica mondiale della corruzione. L'Italia non si piazza molto bene. Attualmente si trova intorno al 60° posto. Ed è però, questo molto scoraggiante, praticamente terz'ultima in Europa. Ed è un dato davvero preoccupante. È vero che su queste classifiche bisognerebbe aprire un dibattito, perché bisognerebbe capire esattamente quali sono i parametri, i criteri che, attraverso i quali si arriva a definire queste classifiche, però è un fatto. Ma è un fatto, e soprattutto quello che io volevo mettere in evidenza, che dal 2012 in poi, cioè dal momento in cui è stata emanata la legge Severino, è stato introdotto l'ANAC, la situazione della classifica dell'Italia nella panorama mondiale della corruzione è un pochino migliorata. Qualche cosa, qualche effetto si sta avendo. Ma c'è l'azione del cittadino. Forse ne parliamo dopo, anche perché questo è un discorso più diretto e che va al cuore di tutti. Cosa dobbiamo fare noi singolarmente? Grazie, buonasera a tutti e grazie per la vostra presenza, grazie a Elio per queste belle che ha detto. Mentre parlava mi ricordava Don Milani, che insegnava che l'autenticità delle parole sta nel fatto che possono generare nuove parole. Se le parole sono autentiche, generano nuovi pensieri, riflessioni,
Allora, forse noi qualcosa di autentico l'abbiamo scritto, perché tu ne hai ricavato altre considerazioni autentiche. Questo è, diciamo, l'aspetto nobile del fatto di scrivere un libro insieme e del confrontarsi, del... non è facile scrivere un libro quando mai. Però poi c'è un aspetto meno nobile, cioè che la materia di cui parliamo, come dice il Papa alla torinese maniera, spuzza, eh? La corruzione non è una bella cosa. E io vorrei partire da, proprio dall'ultima affermazione che faceva Francesco sul ruolo dei cittadini, e fare un piccolissimo riferimento storico. E qui ci sono persone che hanno capelli bianchi più di me e ricorderanno che il primo caso, la prima inchiesta di corruzione che in Italia è stata avviata, poderosa, purtroppo è stata in contemporanea con un bambino che è cascato in un pozzo. E quindi tutti gli arresti che si sono fatti su quello che era lo scandalo dei petroli sono stati coperti dal fatto che per quasi più di 24 ore gli italiani sono stati lì a vedere il bambino, se riuscivano a Vermicino a salvarlo o no. E tra l'altro io sono amico del magistrato Mancuso, del figlio del magistrato Mancuso che era portato avanti. Ecco, interessante che un po' per la storia del bambino, un po' per la situazione italiana, quella inchiesta non generò esternamente quasi niente, non generò un movimento, parlavamo di tangenti di una consistenza enorme. Quando è che le inchieste giudiziarie hanno generato? Quando, dal 17 febbraio del 1992, la procura di Milano è incappata, Gerardo Colombo, che in una chiacchierata amichevole mi diceva che il giorno in cui Borrelli li ha chiamati con questo fascicolo su Mario Chiesa, gli ha detto: sentite, beh, se avete un po' di tempo vedete questo qua, non si capisce, ha pagato 5 milioni di lire, non si capisce, se avete... Colombo diceva che tutti ci hanno attribuito un piano strategico, ma abbiamo aperto il fascicolo, abbiamo iniziato a vedere e poi ha funzionato come una serie di vasi che si continuano ad aprire, e quindi ogni giorno c'era una notizia, dice: ah, c'è pure quello, ah, c'è pure quell'azienda. 92, però attenzione, nel 92 l'opinione pubblica non era attenta a capire, tant'è vero che non è arrivata una risposta politica. Poi ci sono state molte altre procure che si sono interessate al fenomeno, ma siamo nel 2018, non siamo nel 98. Perché sto dicendo questo? Perché è cresciuta molto lentamente, molto lentamente, la coscienza dei cittadini di ritrovarsi davanti a un fenomeno distruttivo, che spulza, che toglie denaro ai contribuenti, eccetera, eccetera. Quindi la magistratura ha camminato con una velocità diversa dalla percezione dei cittadini. Ora, io nel mio piccolo, ma potrei portare esperienze mie, di altri, ma signori, a metà degli anni 90, alla fine degli anni 90, dire che un'amministrazione comunale è corrotta, cioè ti guardavano, dicevano: questo è pazzo, oppure ti semplificavano il fenomeno, tu sei troppo esigente. A me, in un consiglio di amministrazione dove ho dimostrato che l'economo di questa, diciamo, struttura, non accettiamo quale, stava rubando alla grande, un altro seduto al consiglio di amministrazione mi ha detto: tu sei esagerato. Come sei esagerato? Vabbè, ho detto: io prego e prego ogni giorno che entrino qui i carabinieri e arrestino chi di dovere.
poi grazie a Dio i carabinieri sono arrivati e hanno scoperto che quel signore che io, secondo alcuni, dipingevo in maniera esagerata, in 5-6 anni aveva rubato qualcosa come 120.000 euro in un piccolo consiglio di amministrazione, eccetera. Beh, di un ente della mia azienda, più di più non posso dire. Allora, era una fine degli anni 90. Ora a che punto stiamo? Perché sto facendo tutto questo discorso? Perché noi siamo a un punto in cui, se si parla di corruzione, facciamo formazione politica, come siamo qui, alla fine saremo gli attestati della scuola di Palese, se si parla di corruzione, ecco, non ci si ritrova più la risposta di tu sei esagerato, oppure che vuoi, è sempre stato così, la macchina per camminare bisogna ungerla, bisogna pagare il caffè. Noi abbiamo anche una enorme letteratura in materia, pensate, tutte le espressioni poi vado a spiegare ai miei studenti stranieri, ma anche loro ne hanno qualcuno. Non siamo a questo punto, ma siamo in una sorta di crinale in cui c'è una coscienza, secondo me, diffusa, c'è una percezione della gravità della corruzione, ma non sono sicuro che ci sia una volontà dei cittadini, soprattutto dei cittadini organizzati, nel combattere la corruzione. Perché qualcuno pensa che sia un male che non si possa sconfiggere. E come diceva Falcone, per la mafia vale anche per la corruzione, anche se i due fenomeni non sono uguali, sono diversi. Se noi riteniamo un fenomeno criminoso invincibile, gli facciamo un grande piacere, perché quelli vogliono essere ritenuti invincibili per continuare a fare i fantacci. Allora, chiudo. L'idea del libro è nata da questo, è nata dal fatto appunto che sia Francesco, ma anche Eve, eccetera, molte volte ci capita di parlare nei percorsi di formazione politica e di vedere che siamo un po' poveri, in termini di conoscenza del fenomeno. È un fenomeno che non riguarda solo i pubblici amministratori o i politici o gli imprenditori, ma riguarda anche i semplici cittadini, dalla semplice raccomandazione bustarella a cose ben più gravi. E allora, come dice il Vangelo, per combattere qualche cosa bisogna armarsi delle armi necessarie, non quelle violente. E qua è la conoscenza. Lo dico in maniera molto molto terra terra: chi pensa che la corruzione sia semplicemente quattro ladri che si mettono insieme per rubare denaro pubblico, ecco, è, dico con rispetto, è uno sciocco che potrà cadere anche lui stesso nel trappolato. Se racconto sempre un aneddoto che un parroco una volta mi mandò, in un periodo simile a questo che si vuole in alcuni comuni, mi mandò un giovane, diciamo come Elio, a fare discernimento, perché voleva fare il candidato sindaco di un comune della nostra provincia di più di 20.000 abitanti. Allora io gli dissi questo aneddoto: io sono ministro dell'Eucaristia, vengo dell'Azione Cattolica, voglio candidarmi perché dobbiamo rinnovare la politica di questo paese. E io dissi: va bene, ascolta tutti questi cose, e si senti, il tuo parroco è mandato per un discernimento da me, quindi il discernimento deve essere concreto. Ma io devo fare solo due domande, poi credo in tutte le cose che mi hai detto tu. La prima domanda, abbiamo parlato della moglie e delle due figlie, e se la moglie e le due figlie erano d'accordo con il fatto di candidarsi, perché fare il sindaco è faticosissimo e va a scapito della famiglia, della professione. E lui dice: no, anche loro sono per la famiglia. Se sono d'accordo, se non sono d'accordo non ti puoi candidare, perché non è che dobbiamo aggiustare il comune e sfasciare la famiglia, dobbiamo cercare di proteggere la famiglia. Sono che cattolici siamo, professor Lorenzo, lo proteggiamo, così ci dicono alcuni. Allora, poi la seconda domanda fu quella più, gli dissi: senti, ma tu sai come si trucca una delibera? Questo si alza e mi fa: padre,
fosse una persona seria. Se non ti preoccupare, come si permette di farmi questa domanda? E disse: fratello mio, tu potrai firmare delle cose che neanche capisci, perché i corruttori non sono degli operai così manovali, sono delle menti raffinatissime. Tu firmerai delibere e non ti accorgerai di quanto ti stanno prendendo in giro, ma non prendendo in giro te, prendendo in giro l'autonomia vocale e rubando. Ah, dice così, è sì, è così. È così. Tu hai il dovere di capire anche come si ruba, non perché devi rubare, ma perché devi combattere quello che ruba. Ecco, questo non vale però solo per il sindaco, non vale solo per un consigliere, per un assessore, vale per un cittadino, vale per il cittadino. Allora, di qua è nata questa idea di poterla spiegare, non è né il primo né l'ultimo libro della sua corruzione, di poterla spiegare e di suscitare un interesse a dire come sono coinvolto io. Perché? Al di là delle considerazioni, non fai chiudo il segretario della cartina, e chiudo veramente, l'associazione, la cartina generale, fa questa cosa, Trasparency, che vede l'indice di trasparenza dei paesi, di più di 130 paesi, questa qui, vedete, i paesi meno trasparenti, cioè più corrotti, sono quelli più scuri, quelli più chiari sono i paesi più trasparenti e quindi meno corrotti. Cosa dice questa cartina? No, dice la cartina, c'è uno studio della cartina, dice che i paesi più trasparenti sono quelli che hanno tre caratteristiche. La prima l'ha detto Francesco, cioè la chiarezza, la semplicità, la semplificazione della legislazione. L'altra caratteristica è la educazione dei cittadini e la terza è la partecipazione dei cittadini. Non ci sono dubbi. Questa non è una cosa che vale per i paesi protestanti o cattolici, musulmani o no, anche nei paesi musulmani che hanno tassi di corruzione molto alti. Cioè vale per tutti. Chiarezza della legislazione, formazione dei cittadini e loro partecipazione. Quindi se piove non è solo colpa del governo ladro, ma anche dei cittadini un po' ladri o che comunque non fanno niente contro il governo ladro. Grazie. Penso che gli spunti di riflessione ce ne sono veramente tanti. Giustamente quello che si diceva con Don Rocco e con Francesco Giannella, quello che una delle di quello che può essere generato è, per esempio, penso alla sottrazione dei cittadini, alla disinformazione. Quindi mi chiedo anche che ruolo ha la stampa, una stampa libera in un paese come quello italiano, quanto fa effettivamente la stampa, quanta luce getta su questioni. Prima si parlavano negli anni 90, mi è venuto in mente quanta fatica si è fatto per portare alla luce le questioni di natura criminale in Puglia, quanti magistrati hanno negato, c'è stato un inarrestamento dell'opinione pubblica, che tra oggi sta insomma ad essere presente. Quanto la stampa può fare effettivamente in questo marasma di informazioni. Raccogliamo il professore, passo il microfono, così diamo spazio alle domande. Volevo innanzitutto ringraziare i due lucidi lettori e l'amico, il collega Liliso, per questa splendida occasione, e vorrei approfittarne per fare una domanda che si riferisce a un aspetto che il Pubblico Ministero Generale ha sottolineato: la difficoltà di una risposta pratica dello Stato di fronte alla congerie di normative. Ecco, io credo che in questo momento si sia verificato un fenomeno nuovo che non è che risolve il problema, però qualche speranza concreta la può dare.
In questi ultimi anni noi abbiamo assistito a un fenomeno nuovo, la incidenza della scienza economica sulla riforma della pubblica amministrazione, in particolare quella locale, in particolare la finanza locale. Non era mai successo. Perché è successo? Ci si è accorti che il diritto come semplice statuizione normativa non è più sufficiente data la complessità della società, è necessario anche orientare il comportamento. In questa seconda fase la scienza economica con le sue analisi teoriche, con gli strumenti quantitativi, offre strumenti di conoscenza che possono aiutare la regolamentazione del fenomeno. Faccio un esempio. E quindi secondo me si apre uno spiraglio notevole per la lotta alla corruzione. Facciamo un esempio. Voi sapete meglio di me che il 68-70% della spesa della regione è sanità. Come viene gestita sino al 2014? Sino al 2014 questa enorme erogazione di massa di mezzi finanziari era gestita col principio del piedilista, cioè la osservanza giuridico-formale della normativa. A me interessa che tu spendi soldi per la sanità. Come li spendi? Non mi interessa. Questo per un magistrato che voglia inquisire un corrotto o bloccare un progetto di corruzione non gli facilita il compito. Deve arrampicarsi sugli specchi e se l'interessato, vediamo tra virgolette, si impremunisce di un buon avvocato, insomma la battaglia se la gioca bene. Ora invece, con questa normativa che è iniziata nel 2014 ed è proseguita con altre due leggi della stabilità, noi abbiamo questa novità. La scienza economica giunge in soccorso dando strumenti per orientare il comportamento. Facciamo un esempio. Questo aspetto giuridico formale oggi non è più solo, perché è stato introdotto il principio della sussidiarietà. Quindi si deve guardare alla qualità della spesa, al rapporto tra ciò che si è speso e ciò che si era progettato. Secondo, è stato introdotto un principio importante, il rispetto del debito pubblico, però ci si è preoccupati di dare il comportamento. Cioè la legge dice, tu per rispettare questo principio devi fare questo calcolo. Se non fai questo calcolo, non lo rispetti. Ecco l'aspetto pratico. Si è detto che la regione non deve essere più accentratrice, però si è dato il comportamento, la mediazione compositiva tra gli enti locali attraverso strumenti. Terzo, qui c'è un magistrato, una delle fonti di corruzione è purtroppo la spesa per servizi sociali, erogata così. Oggi con la riforma del terzo settore è stato stabilito un principio importante, il principio della valutazione dell'impatto. Allora, qui abbiamo un panorama che offre ad un magistrato degli appigli concreti che prima non c'erano. Allora la mia domanda è questa: il diritto penale potrà o vorrà, dovrà, spero, mi auguro che possa usufruire anche lui di questa incidenza della scienza economica, perché penso che possa essere uno strumento concreto di lotta alla corruzione. Grazie. Rispondere subito o diamo spazio a una riflessione? Vogliamo qualche altro intervento? Io mi sono di fronte due o tre riflessioni lapidarie. Io sono uno di quelli che quotidianamente vive la concretezza, diciamo, delle persone che rappresento. La prima domanda: i magistrati rispondono alla legge, correggetemi se non riesco ad usare i termini giusti, mentre i DPR rispondono alla politica. C'è una diarchia incredibile, che è incolmabile. C'è la magistratura inquirente e poi c'è la magistratura giudicante. Anche qui la gente percepisce una divaricazione enorme. Terza domanda.
io, come voi percepite i cittadini di fronte alla sede di giustizia? E io credo che ci sia bisogno di una cosa: ripristinare il ciclo che è educazione civica ed etica politica. Credo che nel nostro paese c'è un problema che, diciamo che è culturale, dentro cui ci mettiamo tutto, no? I cittadini, le istituzioni, la politica. E questo è un problema. È un problema da cui bisogna partire. La corruzione, quella, come si dice, quella percepita, no? È un fenomeno che mai nessuno è riuscito a contrastare in termini culturali. Credo che la geografia fisica, ma che è corruttiva, ce lo indica. Dove c'è maggiore, come si dice, predisposizione a rispettare le regole della democrazia, i valori della democrazia, perché è un ciclo virtuale quello della democrazia, non è un... credo che negli ultimi tempi, io faccio una battuta che non vuole essere politica, il momento in cui si mette in discussione la Costituzione, il circolo virtuale della democrazia, e si utilizzano altri mezzi, credo che aumenta ancora maggiormente la sfiducia. Cioè, il problema dei cittadini, che tutti vorrebbero che ci fosse una equità, che ci fosse, come dice, una premialità, che tutti fossero uguali di fronte alla legge. Faccio un'ultima battuta, che è quella che mi riferiscono sempre, no? Dice, per avere giustizia c'è bisogno di grandi specialisti per interpretare i 380 fogli del decreto. Allora, la giustizia, come si interpreta? Come si fa ad avere giustizia? Io sono d'accordissimo che nei paesi civili le regole devono essere comprensibili rispetto all'ultimo cittadino. Il cittadino si deve, come si dice, rispecchiare nella norma, deve saperla interpretare. Questo è il problema più drammatico. Grazie. Credo soltanto appunto di essere un po' più concisi nelle domande. Capisco che gli spunti di riflessione siano tanti, molteplici. Devo dire che nel testo mi permetto, non volendo dare risposta ovviamente alle domande poste dal signore, alcune di queste effettivamente risposte sono provate. La risposta, diciamo, è anche un po' la prova della risposta in questo libro stesso, è il problema, tra virgolette, problema dell'indipendenza della magistratura, è posto tra l'altro nei primi capitoli del libro, mi riferisco agli articoli 104-109 della Costituzione. Costituzionalmente la magistratura è un ordine indipendente. Quindi cogliamo un altro spunto e poi passiamo a questo giro di risposte da parte degli autori, se c'è. Credo e chiedo di essere concisi questa volta nelle domande per lasciare spazio a tutti. Cercherò di essere brevissimo. Intanto complimenti, ho letto tutto il libro, devo dire. Sembra una commissione d'esame. Devo dire che Don Rocco lo ha ripetuto oggi. Don Rocco, questo libro è stato fatto a quattro mani, hai detto, a Bari, e lo hai ripetuto oggi. Io pensavo che si potesse vincere il contributo del magistrato e il contributo del parroco, del sociologo, del filosofo. Invece effettivamente è un libro fatto a quattro mani, mai il diritto prevale sulla morale, mai l'etica, come dire, ha una visione diciamo prevalente sull'applicazione del sistema delle regole, che comunque, come dire, sono a base della civile convivenza, salvo probabilmente l'ultima parte, quella della corruzione della vita cristiana, che mi permetto di dire che a mio avviso prevale la mano del sacerdote sulla mano del parroco. Vabbè, vediamo un po' a fare un ragionamento e a fare qualche domanda, una magistrato, una professore. La corruzione
sicuramente quello dite non è un fatto, un fenomeno moderno, un fenomeno contemporaneo. Già Platone parla nella Repubblica, quando parla del loro incorruttibile sapienza, conoscenza, morale, quando parla del loro contaminato e quindi dell'abilità, della cupidigia, di questa bramosia al danaro, alla ricchezza. Però il fenomeno, come avete detto benissimo voi, viene fuori con Tangentopoli. Mentre si firmava il trattato di Maastricht in Europa e già si pensava alla convenzione. Sicuramente in metà degli anni 90 fu firmata la convenzione anticorruzione per i funzionari dell'istituzione, diciamo, dell'Unione Europea. Allora, come percepiamo la corruzione? Questa è la riflessione che ho fatto io. Come percepiamo la corruzione? Io penso, qui poi possiamo ragionare dopo, penso che la corruzione non sia percepita come la deviazione dell'esercizio del potere. La corruzione viene percepita da molti come la rappresentazione naturale dell'esercizio del potere, che gode sotto certi aspetti, molti aspetti, gode dell'appoggio della classe politica, del consenso culturale della classe dirigente, e può contare su quella che voi chiamate la suefazione, cioè sulla rassegnazione. Così fanno tutti. È un passaggio eccezionale questo, quando voi dite, perché è bello e lo voglio ripetere, così succede che tutti si lamentano della corruzione, pagina 25, tutti si lamentano della corruzione ma tutti la praticano, pochi si indignano, pochissimi la denunciano, così fanno tutti, chi non si adatta è fuori, e così fanno tutti che sono incolpevoli, diventa prassi, così la corruzione. Elencate benissimo, e qui voglio dare un altro spunto di riflessione, elencate benissimo tutti quegli elementi che sono terreno fertile per il radicamento della corruzione. Il cenno di prima che faceva lei, a ragion veduta, era quello della confusione normativa e della confusione burocratica. Allora, se da una parte è terreno fertile per i corrotti, vediamo anche la pubblica amministrazione, ci sono solo corrotti, c'è anche gente che lavora, insomma, approfondendo il massimo impegno. Quindi se da una parte questo è terreno fertile per il corrotto, è terreno che brucia, è terreno minato, sì, per il funzionario corretto, che, come dire, è ormai preso dalla fobia della firma, cerca di declinare le responsabilità, viaggia sotto questa sottilissima linea di demarcazione tra l'abuso d'ufficio e l'omissione in atti d'ufficio. Questo, quindi, da una parte crea un sistema di corruzione, dall'altra, per paura, crea uno stallo della funzione pubblica, dell'attività amministrativa. Ma perché la paura incombe, probabilmente anche questo è voluto. E un'ultima riflessione è quella, a me molto cara, del rapporto tra corruzione e mafia, anche per attività professionali. Fate bene, giustamente, sono fattispecie di reato distinte, separate, ma io penso che sono correlate in maniera molto forte, più di quanto possiamo immaginare. Lo attestano i decreti di scioglimento delle amministrazioni comunali, anche dalle nostre parti. E il 416 bis, quindi il metodo dell'intimidazione, della minaccia, della paura, dell'assoggettamento psicofisico del destinatario della minaccia. Però probabilmente la mafia sta trovando il tiro. L'ultimo report della direzione investigativa antimafia, circa l'evoluzione del fenomeno mafioso, dice: appare infatti superata per sempre l'epoca della mafia violenta, che ha ceduto il passo a metodologie volte a prediligere le azioni sotto traccia e gli affari, sovente realizzati attraverso sofisticati meccanismi collusivi e corruttivi. E quindi, diciamo, possiamo analizzare questo tratto, diciamo, con particolare attenzione. Bellissimo, no, qualche minuto me lo dovete concedere. Bellissimo il che cos'è la funzione?
diverse definizioni, ho chiuso con le domande, diverse definizioni di corruzione. Io sono un funzionario pubblico, no? E quella che più mi ha colpito è il tradimento. Corruzione è il tradimento della pubblica funzione. Dell'affidamento dei cittadini, della rappresentanza dell'onore, della disciplina. Non so, una volta si usava la promessa solenne di giuramento nei primi sei mesi dei periodi di prova, e poi il giuramento di fedeltà, no? La Repubblica, le leggi dello Stato, l'amministrazione per il pubblico, per il suo sede, che si fa ancora. E quindi poi le leggi che ha citato il dottor Giannello, il 190, l'ANAC, i protocolli di legalità, il patto di integrità in materia di appalti, il decreto trasparenza, quindi tutto pubblico, il cittadino che controlla la pubblica amministrazione, e non per ultimo, vabbè, questo dice la regola, poi se le amministrazioni siano meno trasparenti nella prassi, questo è tutto da verificare, anche perché i dati sono molto confusi che vengono messi, diciamo, sulla piattaforma dell'amministrazione trasparente. Comunque, e in ultimo il 161 del 2017, che lei citava benissimo, che è l'aggressione ai patrimoni dei corrotti alla pari dei neocorsi. Allora qui è la domanda. Può essere questo impianto normativo che abbiamo all'attualità, può essere sufficiente per combattere il fenomeno della corruzione? E ancora, ad Orocco, tenuto conto che voi dite che non servono, non servono neanche le norme, io non sono di questo paese, servono anche le norme. Quando dite il problema di fondo è lo smarrimento di principi etici, l'argine fondamentale della corruzione è quello morale e non quello normativo. L'argine. Ma ovviamente a far intendere, sì, ovviamente concorrono i due aspetti a contrastare il fenomeno. E questo è anche il mio parere. Però voglio dire. Siamo ancora in tempo, cioè abbiamo questa speranza che nell'ultima parte è la porta, come dire, il Signore non si stanca di bussare alla porta dei corrotti. Abbiamo spazio, abbiamo tempo di fronte a una realtà che ci dimostra che il potere, il consenso, la fama, il denaro sono gli unici valori che giustificano l'esistenza umana. Ce la possiamo fare? Grazie per questo lungo che un po' penso riassuma un po' gli spunti che sono venuti fuori da più parti. E io direi a questo punto diamo la parola agli autori, anche perché giustamente il tempo corre, e subito, va bene, inseriamo un'altra domanda e poi che passiamo la parola, penso che insomma gli stimoli ci siano stati per dicevo una cosa proprio tranquilla e terra terra. Mi chiedo quanto la presenza di grandi popolazioni nel mondo che hanno bisogno di soddisfare i bisogni primari possa alla fine alimentare, essere un motivo di alimentazione della corruzione. Perché credo che finché ci sarà la povertà e la necessità da parte di larga fetta della popolazione mondiale di soddisfare i bisogni primari diventa un motivo diretto o indiretto di corruzione. Grazie. Il bisogno un po' che dicevamo da cui siamo partiti praticamente. Iniziamo da questa domanda ultima. Una volta ho avuto un dottorando, che si è dottorato, della Liberia, che è una delle zone più ricche di diamanti. Allora io gli ho detto, senti Joseph, ma come funziona questa storia dei diamanti? E lui mi ha detto, professore, è molto semplice. Quando il minatore viene fuori dalla mina e lo si perquisisce, perché anche il minatore può essere tentato di prendersi un diamante, quindi lo si perquisisce, poi si prende i diamanti che lui ha, se non li consegna, e si tre persone, tre rappresentanti se li dividono. Dico, chi sono? Dice, molto semplice,
un rappresentante dello Stato, uno della criminalità organizzata e uno della De Beers, che è la più grande azienda di diamanti nel mondo. Allora, perché ho fatto questo esempio? Perché, andiamo cauti, i poveri non sono autori di corruzione, i poveri sono le vittime della corruzione. Il povero lì è l'operaio che ci rimette la salute per estrarre un bene costosissimo, non dico prezioso, ma costosissimo, che comunque non arricchirà né la popolazione, ma arricchirà semplicemente alcuni funzionari corrotti, un'azienda e la criminalità organizzata. Il povero è la vittima della corruzione. Questo lo dico anche perché Elio citava il problema del bisogno della corruzione. È un po' discutibile questa tesi, perché coloro che corrompono non hanno bisogno di niente, non hanno bisogno di soldi, già ce li hanno, sono semplicemente avidi. Un corruttore non è uno che sta morendo di fame, perché uno che sta morendo di fame va a rubare per mangiare. Uno invece che è avido, che già c'è i soldi, non dorme la notte per dire come devo farne di più soldi in maniera, non dico lecita, ma certamente illecita. Quindi questo lo ritengo un dato molto importante. Poi c'è, vado un po' più domande di cui parlo a Francesco, certamente ci sono anche alcune tecniche. Poi c'è il problema del dato culturale, ritorniamo alla cartina. La cartina non è molto chiara, però se voi prendete il testo a pagina 54, la cartina è molto sfocata. La pagina 54, nelle zone più corrotte del mondo ci sono delle eccezioni, che io studio con i miei studenti, sono molto interessanti. Per esempio, nell'Asia, che ha degli indici di corruzione anche alti, c'è Singapore e c'è l'ex protettorato di Hong Kong, che la classifica ritiene ancora, calcola ancora in maniera distinta dalla Cina, anche se quasi a tutti gli effetti è territorio cinese. Poi ci sono, c'è l'Uruguay, c'è il Cile e c'è il Botswana, che sono più puliti dell'Italia, di molti paesi. Allora, io ho ragionato con alcuni miei studenti che vengono dall'Uruguay e dal Cile e mi hanno detto delle cose interessanti, cioè mi hanno detto che ci sono delle tradizioni culturali positive, di sensibilità pubblica, di attenzione alla cosa pubblica, che loro riescono a trasmettersi. E attenzione, perché questo ci lascia senza scuse, perché non è che siccome siamo italiani siamo candidati alla corruzione, ma dove sta scritto? Siccome c'è il meccanismo del bisogno di lavoro, siccome non, ecco, ora una favola che gira e che non si può trovare più lavoro se non paghi, e dove sta scritto? A parte che è un'offesa per tutti quei giovani che l'hanno trovato onestamente e non si sono sottoposti a varie forme di prostituzione, che non è solo quella femminile, è anche quella maschile. Noi siamo padroni dei processi culturali che possono essere benissimo invertiti. Io sono convinto per il lavoro che faccio da 30 anni di formazione politica, che a livello locale, nelle autonomie locali e comuni, c'è la classe politica migliore italiana, quella nazionale che vive al di là di tutte le chiacchiere, che vive in un altro mondo, non ha la qualità professionale, ed è, parlo di una, ovviamente di una media, non voglio dire che nei comuni non si sviluppa il fondo, ma ci sono comuni virtuosi che sono veramente, ci sono sindaci che sono entrati a governare in comuni dove c'era un dissesto finanziario che Dio solo sa, e dopo 10 anni sono usciti non solo recuperando il dissesto ma anche facendo un sacco di cose buone. Quindi questa cosa è possibile
invertire la tendenza, perché se non facciamo una cosa, e io non possiamo scrivere tutti i libri sulla corruzione, ma non Mimo, e quando noi scriviamo che l'argine è morale, non vogliamo dire l'inutilità della norma, perché quella parte che avete detto viene dopo un'altra parte, dove noi diamo alla norma certe volte, e qui il professor Veneto può insegnare su cose tragiche come il lavoro, no? Noi diamo alla norma un grande potere deterrente, ma se noi dovessimo inasprire bene sugli incidenti sul lavoro, ma ditemi voi, l'IVA che cosa se ne fa dell'inasprimento delle pene? Non se ne fa un bel cavolo di niente, perché vuol dire che dobbiamo usare argini diversi, nel caso anche quello sindacale, nel caso morale, e ci fa comprendere come il legislatore, che noi lo vogliamo, è specchio della nostra moralità, detto in termini volgari, ogni popolo ha il governo che si merita, detto in termini volgari, ma è specchio e su questa moralità che dobbiamo lavorare. Una battuta sulla stampa, perché la stampa è un e nei paesi più trasparenti la stampa è realmente autonoma. Non mi dite che in Italia esiste un quotidiano autonomo o una testata autonoma, non esiste la stampa autonoma. La stampa autonoma in Italia è una sorta di desiderio che noi abbiamo da anni, perché anche quelli che vantano l'autonomia, anche quelli di nuova generazione, poi il problema non è la qualità dei giornalisti, il problema è il padrone, cioè il padrone, chi mette i soldi sul tavolo per creare un emittente, per creare una testata giornalistica, perché, e chi mette i soldi sul tavolo in Italia li mette con un interesse, perché noi siamo fuori da quella tradizione anglosassone della donazione civica, cioè nel senso che io oggi sentivo, per esempio, che sentivo la radio che Bloomberg, l'ex sindaco, ha fatto una fondazione in cui vuole aiutare i comuni di tutto il mondo che si candidano ad avere progetti fantasiosi per le loro cittadinanze. C'è in Italia qualcuno che quello che dicevi, il fatto comunitario, in fondo chi l'ha incarnato? Ha incarnato Olivetti, qualche altro, ma poi anche gli stessi imprenditori cattolici non hanno mai messo sul tavolo un po' di soldi per il semplice fatto che io amo la cittadinanza, faccio una fondazione. L'argine, non so se ricordate, scusate che parlo molto, ma è interessante che quando Meryl Streep ha consegnato un Oscar nell'ultima un Oscar nell'ultima cerimonia, è stato interessantissimo, ha detto: questo paese si salverà da questa terribile crisi, ha elencato la crisi senza citare il signore che la fomenta, perché ha una stampa libera, e questa stampa scoprirà, questa stampa sta preparando invece, perché è là che si deve arrivare. Quella stampa non ce l'abbiamo in Italia, però ci auguriamo, dice Valerio, di avere cittadini liberi che riescono ad organizzarsi e a lottare, a creare coscienza civica. Grazie. Qualche risposta, perché vedo che si è fatto tardi per voi, non per noi. A proposito dell'informazione, Rocco, vorrei aggiungere una mia personalissima riflessione, potrebbe anche non essere condivisa da te, e cioè che c'è anche il rischio di un eccesso di informazione, cioè o meglio di un eccesso di notizie che bombardano i cittadini, non ne parliamo poi delle notizie deformate o disinformanti, ma anche proprio quantitativamente esagerate. Qual è il rischio di questo eccesso di informazione? Quello di alimentare la sfondazione.
cioè quello di convincere sempre di più che il sistema della corruzione è invincibile, è quotidianamente all'ordine del giorno e quindi non ci si può fare nulla. Preferirei meno fatti ma più approfonditi. Preferirei cioè che quando si morde il caso quotidiano poi lo si segua fino alla fine. Invece noi purtroppo, permettetemi questa critica, continuamente vediamo notizie che durano lo spazio di una giornata e il giorno dopo si parla d'altro. Ci sono scandali enormi di cui si parla soltanto un giorno e mezzo e poi non se ne parla più. Questo è un problema dell'informazione che naturalmente deve correre appresso alla vendita. Se la scienza economica, mi permetto di dire semplicemente un sì, può aiutare, come dire, nella lotta alla corruzione, dico certamente di sì, ma non nel senso che aiuta il magistrato, ma nel senso che dovrebbe aiutare come minimo a ricreare le condizioni di un sistema che debba funzionare meglio e cioè che offra meno possibilità ai corruttori e ai corrotti di agire impunemente. Però non sono ancora entrato nella logica di comprendere come io personalmente possa usufruire di questi vantaggi in un'indagine giudiziaria. Sono come sempre un pratico, vi posso dire che le indagini si fanno e le corruzioni si scoprono se c'è un metodo investigativo raffinato. Tutto qua. Le norme non aiutano molto, aiutano le intercettazioni, aiutano le capacità investigative, aiuta molto l'analisi, aiuta molto l'intuito, aiutano, come devo dire, ancora oggi le tecniche investigative piuttosto che delle premesse normative. Oggi noi stiamo in un momento in cui stiamo vivendo una riforma delle intercettazioni che in parte è già entrata in vigore, nell'altra parte entrerà in vigore a luglio. Alcune di queste norme sono fortemente contestate, non soltanto dalla magistratura, ma anche dall'avvocatura, perché sono limitative addirittura del diritto di difesa e probabilmente non aiuteranno molto, non aiuteranno molto. Oltretutto, vabbè, adesso per non è la sede, diciamo, un po' più di un argomento così tecnico, continuo a credere che sul piano giudiziario la lotta alla corruzione sia ancora quella, come devo dire, dell'implementazione di strumenti investigativi sempre più importanti, sempre più penetranti, come le intercettazioni telematiche, per esempio. Mi riservo ancora qualche secondo per rispondere ad un tema molto delicato, che è quello del rapporto tra mafia e corruzione. Riscontriamo da molto tempo che c'è una tendenza ad associare questi due fenomeni, le mafie e il fenomeno della corruzione. Abbiamo motivo, insomma, di continuare a sostenere che questo è pericoloso oltre che sbagliato. È sbagliato perché non è così, intanto da un punto di vista proprio ontologico. E in secondo luogo è sbagliato, è pericoloso perché si rischia attraverso una colorazione mafiosa del fenomeno corruttivo, si rischia di dare a questo fenomeno, quello della corruzione, un carattere di quasi invincibilità. Cioè si tende a far credere alla gente che della corruzione bisogna avere paura come della lupara. E non è così. Se continuiamo a parlare di corruzione come un aspetto mafioso, noi continuiamo a favorire i corrotti. E voglio aggiungere anche un'altra cosa, che se proprio vogliamo fare un paragone tra mafia e corruzione, tra mafie e corruzione, e dire quando è che si incrociano questi fenomeni, perché si incrociano, è chiaro che si incrociano, si possono incrociare, si incrociano quando il fenomeno della corruzione diventa un sistema,
quando cioè diventa un po' come la mafia, che è un sistema. Quando la corruzione diventa sistematica, abituale, quando le persone che in un comune sono corrotte diventano più di un tot per cento e diventano sistema, allora il sistema comincia a diventare qualche cosa di simile alla mafia. E allora, come tutti i sistemi, i modi per essere combattuti cambiano, perché nei confronti di un singolo corrotto, il singolo corrotto lo si combatte denunciandolo, punto e basta. Quando bisogna affrontare un sistema corrotto, forse la denuncia può non essere sufficiente, nel senso che la risposta deve essere più sistematica, come il sistema che si deve aggredire. Magari è importante che ci sia un ruolo delle associazioni, le associazioni per esempio di categorie. Avete visto che noi recentemente abbiamo fatto un'operazione che ha liberato un certo quartiere, almeno per un po', speriamo, del fenomeno delle estorsioni ai cantieri edilizi, estorsioni. In questa indagine è stato importante il ruolo delle associazioni di categoria, perché hanno sostenuto i singoli imprenditori soggetti alla pressione delle mafie, va bene? Voglio dire, cioè, che quando il pericolo è sistematico bisogna dare una risposta sistematica. Quindi ruolo delle associazioni, la stampa naturalmente, la denuncia pubblica, le camere di commercio, l'autorità anticorruzione, lì l'avviso pubblico e via dicendo. Cioè, questo è il punto, come dire, il punto di convergenza tra i due fenomeni. Ma non continuiamo a dire che siccome nel comune Pilipiglio c'è molta corruzione, oppure c'è un certo, ci sono alcuni corrotti, vuol dire che quelli sono mafiosi. Basta, finiamola di dire questa fesseria. Grazie, io. Ringrazio Francesco Giannella e Dottor Caproso per queste precisazioni che sono linguistiche, che sono semantiche, che sono tutto questo. Ringrazio voi per la pazienza che insomma avete portato fino a questo momento e darei appunto adesso in conclusione la parola a Reo per la consegna della testa, giusto? Sì, approfittiamo della presenza di Don Rocco e del Dottor Giannella, perché diciamo, alcuni di noi hanno frequentato questa scuola di impegno politico dell'associazione Certa Sinfine. Chiamiamo Sì, perché no? Alessandra Scarciulli. Roberto Guido. Francesco Martino. Pasquale Maiorano. Domenico Lomazzo. Alessio Scaramuzzi. Pasquale Abadessa. Buongiorno.
Matteo e poi e Saverio Dizio. Aspetta che c'è qualcun altro che ho dimenticato, un attimo solo, che non avevo visto. Intanto colgo l'occasione per ricordarvi che il testo, la produzione Attori e Trame è qui in vendita al costo, diciamo, speciale di 9 euro e al termine gli autori potranno firmare la vostra copia. Donato Caldarola. Adesso me la posso prendere anch'io. Saverio detto Elio di Benissimo, dopo questa compagnia di attestati vi voglio ancora ringraziare e ringrazio il magistrato Francesco Giannella d'Oroco d'Ambroso per essere stati qui con noi, un grande e caloroso ringraziamento ad Elio, ai ragazzi, ai miei amici Manuel e Vito, in particolare che con me hanno iniziato questa avventura di coscientizzazione, ormai l'abbiamo chiamata così, e grazie per la pazienza e come vedete tutto si riporta ad un fenomeno che è culturale e informativo. La consegna di questi attestati, di questa scuola di formazione politica ce lo dimostra. Grazie a tutti e buona giornata.